Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Cristian Vieri, detto Bobo, è un ex calciatore di Serie A e della nazionale italiana, considerato tra i migliori attaccanti della storia del calcio italiano. Costanza Caracciolo, invece, è una showgirl, modella ed ex velina di Striscia la Notizia. Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sono sposati nel marzo del 2019, a Milano. Nonostante il matrimonio tra Vieri e Costanza sia piuttosto recente, la coppia ha già avuto due figlie femmine. La primogenita si chiama Stella ed ha 3 anni d'età, la seconda invece si chiama Isabel ed ha solo 1 anno. Prima di avere queste due figlie, un evento drammatico ha messo a dura prova la loro vita di coppia. La storia risale al 2017, quando Costanza Caracciolo e Cristian Vieri non erano ancora sposati. Non avevano ancora dei figli, ma erano già fidanzati da un po' di tempo e stavano cercando di mettere su famiglia. Prima della nascita di Stella Vieri, la prima figlia della coppia, c'è stata un'altra gravidanza, ma non tutti lo sanno. Era il 2017, appunto, e Costanza Caracciolo era rimasta incinta la prima volta di Bobo Vieri. Nonostante l'emozione per la prima gravidanza, però, ben presto la Caracciolo e il suo futuro marito si sono trovati a dover affrontare un dramma che li ha distrutti. L'aborto. Costanza ha abortito e ha perso il figlio. È stato devastante, racconterà poi la donna in un'intervista qualche anno dopo, ripensando al grande dolore di quei giorni. Per fortuna la Caracciolo è poi riuscita ad avere 2 bambini negli anni successivi. E adesso si gode la sua splendida famiglia con il marito Bobo Vieri. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.